Ciao, io sono Leonora. Io Ciao, io sono Cristina. Ciao sono Marta. a tutti, io sono Enrico. Siamo ragazzi del Servizio Civile di San Pancrazio Salentino. Il progetto di quest'anno, a spasso come savi, si poneva come obiettivo di migliorare la conoscenza delle opere artistiche e naturalistiche, delle tradizioni e delle culture locali presenti sul nostro territorio. Tutto questo attraverso delle attività di promozione, cercando di sostenere soprattutto un turismo ecosostenibile, mettendo a fuoco le esigenze del territorio locale al fine di migliorare l'offerta dei servizi alla collettività. Fortunatamente, a causa dell'emergenza da coronavirus che ha coinvolto il nostro paese, ma anche quasi tutto il mondo, abbiamo subito anche noi dei rallentamenti. Purtroppo ci è difficile svolgere e lavorare sulla pianificazione di molte attività che avevamo previsto nell'attuazione di questo progetto. Però non ci siamo fatti spaventare, insieme anche ai nostri responsabili abbiamo deciso di continuare a svolgere delle attività da una parte connesse al tema iniziale del progetto, ma che possono essere anche da supporto alla nostra cittadinanza. Le nostre iniziative avranno tre scopi fondamentali. Il primo è di raccontare le opere presenti nel nostro territorio dal punto di vista storico-architettonico, questo per avere una conoscenza della storia del nostro paese. Il secondo scopo è di riportare alla luce tutte le tradizioni che caratterizzano il paese, ma anche il valorizzare i prodotti tipici sanpancraziesi, come ad esempio le eccellenze enogastronomiche, che comunque sono molto importanti nell'economia nazionale ma anche internazionale. Il terzo scopo, invece, è diverso rispetto agli altri due, in quanto si basa su un supporto alla cittadinanza, in particolare un supporto a quei genitori che hanno i loro figli piccoli a casa. Quindi noi avevamo pensato di entrare in contatto con i vostri figli attraverso dei laboratori di scrittura, di disegno, ma anche di lettura, proprio per stimolare la loro fantasia. Avevamo anche previsto delle attività di supporto scolastico, ovvero una sorta di doposcuola interattivo. Tutte le nostre attività saranno pubblicate periodicamente sulla pagina ufficiale Facebook del Servizio Civile di San Pancrazio Salentino, con tutta la programmazione e gli orari di svolgimento. Qualora ci fossero delle richieste in particolare, delle domande, potete comunque contattarci in privato. Sicuramente è un periodo particolare e difficile per tutti, sia dal punto di vista psicologico che pratico, quindi cerchiamo di pensare positivo, andrà tutto bene, noi ci crediamo, fatelo anche Tutto andrà bene, noi ci crediamo e fatelo anche voi. Tutto andrà bene, noi ci crediamo, fatelo anche voi. Mi raccomando, quindi, tutto andrà bene, noi ci crediamo, però dovete crederci anche voi.